È una situazione tragica quella che stiamo vivendo anche nelle carceri italiane. Da un lato noi ci appelliamo a tutti i detenuti affinché interrompano ogni forma di violenza, ogni forma di protesta che non sia pacifica. Dall'altro chiediamo a tutti i direttori, a tutti gli educatori, ai poliziotti, ai medici, che molti dei quali fanno un lavoro straordinario nelle carceri, di prendersi un impegno in più e di spiegare ai detenuti la situazione che sta accadendo fuori rispetto al problema del coronavirus, ma anche chiediamo all'amministrazione penitenziaria di assicurare contatti telefonici con l'esterno e di ampliare le misure di detenzione domiciliare.